Eccoci, buonasera, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata dedicata a Hero Quest. Ciao Israeli, benvenuto, benvenuto. Allora, abbiamo completato la campagna base di Hero Quest, quindi questa sera iniziamo la prima espansione, perlomeno la prima espansione andando in ordine, diciamo, cronologico, in base alle uscite, in modo da bilanciare bene la difficoltà. La prima espansione che ho è la Rocca di Kellar, tra quelle a disposizione. E stasera sarà la prima avventura, quindi il Grande Cancello. Allora, qui sì, si dovrebbe vedere, qui c'è il nuovo box della Rocca di Kellar, qui sono le miniature e le due porte, poi i segnalini li ho messi da parte, di qua ho lasciato da parte le carte, e per il resto direi non c'è molto altro. Come equipaggiamento ci sono 479 monete d'oro, che però le lascerei da parte per acquistare poi magari dell'equipaggiamento un po' migliore. E c'è del nuovo equipaggiamento nella Rocca di Kellar, che ora lo vediamo un attimo insieme. Sono quattro pozioni, una non mi sembra malvagia. Allora, c'è la pozione di battaglia, questa qui, che costa 200 monete d'oro e fa ritirare un dado d'attacco. Quindi, secondo me, è una mezza fregatura, e 200 monete d'oro non sono poche. Fa ritirare un solo dado d'attacco, quindi nemmeno tutti. Poi c'è la pozione di ristorazione, questa addirittura 500 monete d'oro, cioè, queste sono usa e getta praticamente. Fa recuperare un punto corpo e un punto mente. Sono usa e getta, sì. Oddio, non c'è scritto in effetti. Vediamo, non mi ricordo se c'è scritto. Ora ricontrollo le altre pozioni. Poi c'è questa che secondo me come rapporto qualità-prezzo non è affatto male, che è la pozione di destrezza. Aggiunge 5 al movimento del prossimo lancio di dadi o saltare con successo una fossa, che non è male, costa solo 100. Questo già ce l'ho preso più abbordabile. E infine c'è questo, l'antidoto per il veleno, che costa 300 monete d'oro e permette di curare fino a 2 punti corpo di danni causati dal veleno. Allora, rivediamo un attimo l'altro equipaggiamento, perché c'erano altre pozioni di altro equipaggiamento. Vediamo se era un usa e getta, tipo acqua santa, ecco. Ah, l'acqua santa, la carta deve essere scartata dopo l'uso. Invece qui in queste pozioni non è indicato di scartarle. Quindi non ho capito, si rigenerano? Sembra strano. Vabbè, magari ci informiamo meglio la prossima volta. Per il momento li lasciamo qua. Ok? Benissimo. Allora, questo mouse pure sporco, lì lo possiamo spostare, che non ci serve. Togliamo la freccia. Siamo tutti pronti. Io le schede, magari la prossima volta ne metto alcune. Rimetto delle schede nuove, schede pulite. Ok, tutto ok qui. Ci siamo, possiamo cominciare. Allora, prima di tutto c'è il messaggio dal mentor di benvenuto. Miei cari amici, porto notizie allarmanti. Il re e il suo esercito sono intrappolati nella Rocca di Kellar, il bastione sotterraneo della fortezza di Kabakarn. Questa enorme roccaforte nanica giace in profondità, nel cuore dei monti, sull'orlo della terra. La fortezza è ben difesa, ma temo che non lo sarà per molto. L'esercito di Sua Maestà è debole e affamato, mentre i nemici diventano giorno dopo giorno sempre più forti. Sta a voi, miei propri eroi, salvare il re. Il grande libro Lore Tom mi ha rivelato informazioni molto utili. Perfetto, quindi questo, diciamo, è il messaggio di benvenuto per la campagna della Rocca di Kellar. Ora iniziamo la prima impresa, Grande Cancello. Togliamo l'audio.
Allora, vi condurrò fino al grande cancello. Terribili nemici vi aspettano al suo interno. Io controllerò i vostri progressi e vi aiuterò quando possibile. Il vostro primo compito è quello di trovare la porta d'uscita di legno che porta alle sale dei guerrieri. Ok, quindi dobbiamo trovare un'uscita. Quindi entriamo da una parte e usciamo dall'altra. Boh, vedremo. Ok, subito l'applicazione in crash. Bene. Se fossero problemi, magari provo quell'Android. Io subito un crash, ma non mi era mai successo. Ci sono stati un po' di problemi l'altra volta, però giusto durante. Cioè, c'è stato magari durante la partita, poi ogni tanto per i salvataggi, però. Allora. Facciamo così, aggiungiamo un nuovo party, così, barbaro, nano, elfa, e mago. Ok. Nuova squadra. Lo rinominiamo Kellar, per far capire che è l'espansione. Tocca di Kellar, proviamo, sperando che non ci siano problemi stavolta. Ok, allora proviamo. Grande cancello. I shall guide you as Continua. well. No, un altro crash. Ok. Via l'iPad, passiamo all'Android. Qui tolgo un po' di finestre per alleggerire smartphone. Allora, Hero Quest. Male, male, male. Partiamo male stasera. Partiamo subito con una cattiva luna qui. Allora, mettiamo l'audio. Nuova impresa. Rocca di Kellar. Grande cancello. I shall guide you as far. Continua. Ok, Android, yeah, ci ha salvato la serata. Allora, posizione pezzi rivelati sul tabellone sul tavolo. Cioè, da dove partiamo? Dallo spigolo, da fuori, sul tavolo partiamo. Com'è sta cosa? Quello sul tavolo partiamo. Vabbè, poi magari sistemiamo gli omini, però come questa partenza. Allora, abbiamo una porta che immagino sia questa, sarà questa. Poi la dipingere tipo quasi di azzurro, ma non è mica azzurro. Vabbè, e subito un muro. Un altro muro e una porta trovate la porta d'uscita. Il vostro primo compito è trovare la porta d'uscita di legno che conduce ai saloni dei guerrieri. Oh, tesori. I grandi tesori ricchi di monete d'oro trovati negli scrigni del tesoro devono essere divisi tra gli eroi sopravvissuti. Beh, vabbè. Poi ognuno se li prende come vuole. Allora, porta d'ingresso di ferro. La porta di ferro si apre, ok, che sarebbe questa, quindi l'ho messa giusta. Con la promessa di grandi ricompense e di grandi pericoli per coloro che la varcano. Noi siamo pronti ai grandi pericoli e ancora di più alle grandi You ricompense. must call upon all your courage and skill. Bene, bene. Allora, magari disattivo pure le funzioni telefoniche qua, che se no, così in modo, ok, che vengono bloccate telefonate, chat e compagnia bella. Allora,
Benissimo, siamo pronti per iniziare. Siamo? Siete caldi? Barbaro, sei. Come si fa qua adesso? Ah, ok, perfetto. Ah, la porta, presente, cioè c'è, ma è come se fosse già aperta, giustamente. Non c'è la versione aperta di quello, va bene. Allora, sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passiamo troppo. Ah no, questa qui sta qui, l'ho messa. No, no, ok. Sta qui, quindi questa. No, aspettate, scusate. Cosa cavolo? C'è qualcosa che non quadra. Ah no, è da qui che inizio. No, 1, 2, 3. Scusate, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ok. Allora, così è giusto. È giusto. Perfetto. Messo bene. Riuscivo a regolarmi. 4, 5, 6. Ok. Io farei una ricerca di trappole. Magari c'è una trappola là. Barbarian, such is the area for traps. No traps discovered. No traps discovered. Vai, nano. Lo mettiamo qua, mettiamo dietro. Mettiamo dietro al nano, al barbaro, e facciamo fare una ricerca di porte segrete. Searches for secret doors. No secret doors found. Allora, poi c'è Jadira che lancerei subito il solito incantesimo pelle di pietra, che è quello che dà più una difesa. A chi lo vogliamo lanciare pelle di pietra? Allora lo lancerei sul nano, su se stessa, magari sul nano, diciamo sono i due tank. Di pelle di pietra, cioè allora prima facciamo un movimento 4 1 2 3 4 preciso poi pelle di pietra, ok. Allora, perfetto, questo lo mettiamo qua, così ci ricordiamo che è stato lanciato sul nano, che quindi al momento tirerà 6 dadi di difesa. Benissimo, e ora tocca al mago che fa 3, è proprio preciso, e va qua, e non fa nulla il mago. Benissimo, vai Zarkon. Sargon's turn, hero's turn. Oh, ah, questo non ci serve più, tra l'altro occupa pure un bel po' di spazio. Scusate, facciamo così. Un momento, c'è un po' di spazio. Ok. Allora tocca al barbaro. 5, 1, 9, ed è più forte su questo spazio, meglio così. C'è una porta di qua, mettiamo una porta ad aprire. E subito 5 goblin e un orco. Goblin in formazione e un orco. Ok.
Allora, vediamo come ci vogliamo mettere. Vabbè, che con 6 dadi di difesa non dovrebbero questi avere grossi problemi, quindi dai, facciamoli entrare. Sperando che non ci siano trappole. Ah, no, scusate, li ho messi, ecco, sono quando qui, meglio ancora che sono più vicini. Ok, allora facciamo così, ne mettiamo uno qua. Barbaro, lo mandiamo giù. E attacca, questi sono Goblin, dunque il Barbaro ha due armi speciali, la morte degli orchi che attacca con 4 dadi gli orchi, la lama degli spiriti 4 dadi contro i non morti, quindi contro questi soltanto 3 dadi. Ok. Più che sufficiente per ammazzarne uno, ammazziamo questo. Bravo Barbaro. E adesso andiamo col nano. Nano saliamo sopra, mettiamo qua e attacca anche lui un goblinino, solo che lui attacca con 4 dadi perché ci ha lasciato la battaglia. Lens, 2 successi, quindi morto perché c'è solo un dado di difesa. Entriamo anche con Jadira, 6. Scusate, qua ho invertito. 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, quindi iniziamo a rimuovere quelli morti. Questo è morto, questo è morto. Perché Jadira attacca con 4. Goblin morto. Brava Jadira. Ok. Ma lo facciamo avanzare senza farlo entrare, ovviamente. Perché ricordiamo che il mago ha soltanto 2 dadi di difesa, quindi deve stare attento. Perfetto. Ah, questo è morto. E ora tocca a Zargon. Sargon's turn. Allora, se Goblin attacca Jadira, no, your defend appunto dice. Jadira ha sempre 5 dadi, non è che faccia così schifo in difesa. E invece fa schifo perché non riesce a fare nemmeno un colpo. E va subito a 5, dunque, ah no, a 4. C'ha 6 punti corpo di base, quindi va a 4. Va bene. Lui Barbarian, roll attacca your il Goblin, defend dice. paratissimo, cioè il Goblin attacca il Barbaro, vuol dire, e l'orco attacca il Nano, e si riprende con 6. Roll your defend dice. Ne ha parato solo uno, però solo uno è stato il successo. Perfetto. Hero's turn. Ok, nuovo turno. Allora, innanzitutto io salverei, che anche per vedere che sia tutto ok, Until we meet again, salvataggio. take care, my friends. Farewell. Ok, andiamo, tutto perfetto, continuiamo. I shall go. Benissimo, allora attacca il Barbaro, il Goblin, 2 successi, morto. Attacca il nano, ma questo si fa pure un po' di movimento col Barbaro, va. Ma sì, dai. 11, 1, 2, 3, 4. Mettiamo qua. Mettiamo vicino alla porta senza farlo entrare. Il nano attacca l'orco. Un solo successo. L'orco si difende con 2, però non lo riesce a parare e muore. Rimane solo il povero Goblin contro Jadira, che fa 2 su 3 successi, quindi è spiaccicato come una blatta. Ok, abbiamo ripulito la stanza. Entra anche il mago. 1, 2, 3, lo mettiamo qua.
e gli facciamo fare una ricerca di porte segrete. Wizard searches for secret doors. No secret doors found. Sargon's turn. Hero's turn. Abbassiamo un po' l'audio che sta spaccando le orecchie. Ok. Movimento 6 del barbaro. Ancora un po' più umano. Allora, dunque. Qui abbiamo anche del mobilio. Una va qua. Questa va qua. Un mobiletto qua e un mobiletto qua. Perfetto. Due orchi e un goblin. Ok, tutto ancora gestibile, nulla di trascendentale, dai. Questo mettiamo qua e questo lo mettiamo qua. Ah, grazie mille Israeli, gentilissimo, fa molto piacere che ti piacciano questi video su HeroQuest, pure io ci sono cresciuto, quindi una vecchia versione spettacolare. Giacomo, sì, volentieri. Giacomo, un saluto, grande saluto. Spero di vederti anche presto te in live, così ci possiamo divertire insieme con HeroQuest. Grazie mille per seguirmi a entrambi e buone partite anche a voi. Perfetto. Qui due tavolini, quindi magari la ricerca del tesoro poi potrebbe scappare. Che c'è delle stanze vuote. Le stanze vuote che ci vuole sta. Le ragnatele ci stanno. Allora, quindi facciamo entrare. Ok, è chiuso lì. Vabbè, lo facciamo entrare comunque. Facciamo entrare il barbaro. Ok. E attacchiamo, meglio che attacca il goblin, così magari male che va si becca, cioè dovrebbe morire il goblin, anche se no, forse è meglio l'orco, perché l'orco contro l'orco tiro 4 dadi, eh. sì dai, attacco l'orco, sono successo, bella sicurezza, è di nulla, figurati, grazie a voi. L'orco prova a parare, però ok, non para, quindi c'è sempre un punto corpo, quindi schiatta. L'orco schiatta. Sì, bene, ho fatto bene attaccare l'orco, così ora il nano magari può passare, giustamente, non ci avevo pensato, però è andata bene, meglio così. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, giusto, sperando che non ci siano trappole. Ok, non ci sono troppo. Giusto. E l'orco schiatta. Con 3 successi non ce la fa a parare. Quindi ciao orco. Quel goblin per il momento non lo potrò attaccare perché è chiuso, però vabbè, non è un grande problema, quindi avanziamo qui con Jadira. E fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a questo punto giusto, non posso fare ricerche del tesoro o porte segrete, giustamente perché c'è quel goblin, e vabbè, e niente, il mago lo lasciamo qui, facciamo fare un piccolo movimento. Ok, turno di Zargon. Vediamo un po' di femmina. Il barbaro difende con 6. 3 scuri bianchi, quindi straparato. Il barbaro prova ad ammazzare il goblin e ci riesce con 2 successi. Quindi il goblin se ne va a creatore. E ha liberato la strada, quindi abbiamo una porta qua su e una porta qua giù, magari divido il party,
Allora, ora senza che ti rompo il movimento, tanto mi muovo di due, senza aprire la porta però, che ho già fatto l'azione d'attacco, se poi dovessi incontrare un mostro mi mazzula lui. E al nano gli farei fare, no, beh, l'apertura della porta, dai, sì. Andiamo qua sopra. 7. Dividiamo un po' il gruppo, tanto finché restano in 2 e 2 e 2 è gestibile la porta. La cosa. Oh, questi sono i mobili che mi piacciono. C'è un bello scrigno. Porta. Qua e porta aperta qua. Vediamo se c'è qualche mostro, ma suppongo di sì. Un orco e un abominio. Non riusciamo a cacciare dalla confezione senza spaccarla. Okay. Allora, l'abominio sta qua sopra e l'orco sta qua. Io entrerei. Chi andiamo ad attaccare per primo? L'orco, che è più debole in difesa. Facciamo così. Ok, lo mandiamo qua. Attacchiamo l'orco. Qua si attiva il sistema audio a casaccio. No, quattro scudi bianchi. Che schifezza, che schifezza. Ok, quindi il nano ha fatto un buco nell'acqua, tocca all'elfa, a questo punto l'elfa va ad aiutare, è anche vicina, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E anche lei attacca l'orco, con 4 dadi. Un solo successo, mamma mia che schifo, l'orco difende con 2, per fortuna non l'ha parato. Due pessimi attacchi, però almeno uno è andato a segno. Resta il mago che lo lascerei dietro, dietro al barbaro come supporto. Anche se comunque la ricerca del tesoro la vorrei fare dentro sta stanza, però non in questo momento, che sarebbe una pessima scelta. Tu lo Zargon. Abominio attacca il nano alle spalle e fa un incredibile 3 successi. Il nano, ricordiamo, ha pelle di pietra, quindi tira 6 dadi, però ho l'impressione che lo perderà, che dovrei fare almeno 3 scudi. Ah, peccato, 2 ne ho fatti. Allora, quindi il nano va a 6 punti corpo e purtroppo perde pelle di pietra perché ha subito un punto ferita, quindi quando subisce un punto ferita, pelle di pietra se ne va. Allora, ma io quasi quasi farei, ecco, quasi quasi la farei ora la ricerca del tesoro. Se ora faccio la dato che il barbaro è bloccato, se ora faccio la ricerca del tesoro ed esce il mostro errante viene posizionato qui o qui e non fa l'attacco, cosa importante, perché il mostro errante non è adiacente al personaggio che fa la ricerca del tesoro, non attacca subito, quindi la farei. Azioni, cerca il tesoro. Niente, ok. Ci sono, no, i tesori non ci sono nell'espansione, c'è solo lì un artefatto. Allora, vediamo un po' cosa esce. Gioielli, 50 monete d'oro. Molto bene, è andata bene.
Quindi il mago si intasca 50 monete d'oro. No, il mago, scusate, mi sono rimbambito. Il barbaro si intasca 50 monete d'oro. E ora fa il movimento. Tanto non penso che usciranno 100 mostri. Poi magari va, resta fermo, si becca un attacco. 3. Mamma che movimento. Vabbè. Giusto per aprire la porta. Allora. Qui si è formato un muro. Ah, e basta addirittura. Dunque, qua c'era un muro. Quindi praticamente bisogna passare di qua. Questa la apriamo. Quindi facciamo 1, 2, 3. Vediamo un po' che succede. No, è andata nella direzione sbagliata. Di qua. E 3. Perfetto. L'azione l'ha fatta, ricerca del tesoro. Ora tocca al nano che prova a liberarsi di questo grosso pesce qua, abominio. Qua rompe pure il tavolo, ha fatto 2 successi, ma l'abominio tira 3 dadi e, se non ricordo male, ha 2 punti corpo, quindi è bello tosto. Quindi 3 dadi di difesa e 2 punti corpo per l'abominio. Per fortuna è morto, quindi si è beccato 2 ferite. E l'abominio se ne va. A questo punto Jadira potrebbe fare una ricerca del tesoro. Allora, però il nano ha ancora movimento. Dunque, dove lo mandiamo? Sopra o giù? Io penso magari qui si dovrebbe ricollegare. Andiamo qua. 1, 2 e 3. Senza aprire la porta, ovviamente. E Jadira, prima di muoversi, anzi no, facciamo prima il movimento. 4, mettiamo qua Jadira. Vicino al tesoro. No, sono caduto in una fossa. Cioè, che tonto. Quindi ho perso un punto corpo più, quindi c'è dire, perde un punto corpo e va a 3, più perde l'azione, cioè finisce il turno. Già mi sa ci vorrà qua una cura tra poco, subito. Va bene, era meglio se lo facevo prima. Tocca al mago. Il mago segue 1, 2, 3. Segui il barbaro senza però superarlo, e magari facciamo una ricerca di trappole. Eccola qua. Ah, c'è una trappola qua. Ma perché dovrei andare qui se c'è un muro? Poi ci mettiamo un segnalino per ricordarci che c'è una trappola. Perché dovrei andare lì se c'è un muro? Strana trappola. Ok. Ma va fatto Kazargol. Devo risalvere un attimo la partita. Sempre meglio salvare il tempo. Quindi facciamo pure un sorso d'acqua. Allora, ricominciamo. Cioè, continuiamo, scusa. Il barbaro è qui, vediamo, ora mi spunterà qualche mostro. 1, 2, il visuale aumenta ma non spunta nessuno. Ok, 3, 4, 5, 6 e 7. Adesso dividendo abbastanza il party, però ok dai, finché sono un po' senti se lo possono permettere. Ora tocca al nano che sta là sopra. Ah, c'è ancora una ricerca del tesoro da fare.
La ricerca del tesoro. Sì, dai, la faccio fare andare. Facciamola fare andare la ricerca del tesoro. Tocca a mano, ricerca del tesoro. Questo scrigno del tesoro è vuoto. Che tristezza. Ok, va bene, facciamo il movimento, apriamo la porta, 4. Tutto effetto speciale del ciguglio. C'è un altro muro. Ok, entriamo. È caduta la miniatura. È caduta il muro. Aspettate che lo devo recuperare. Ah, ce l'ho fatto, ho recuperato col piede. Quindi il nano entra. Dopo essersi arrombolato, catapultato per terra. Qui sta leggendo oggi pieno di muri. Perfetto, meno male, quindi non ci sono mostri. 2 e muoviamo di un altro. Ok. Ora tocca a Jadira che esce dalla fossa. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E le farei fare una ricerca di trappole. Qui ci sono trappole, quindi possiamo andare dritti. Dritti per dritti. Tocca al mago. 1, 2, 3, 4, 5. E anche al mago facciamo fare. Dunque, non mi ricordo se il barbaro qui l'aveva fatta la ricerca di trappole. No, mi sembra aveva fatto la ricerca qui e poi il movimento. Vabbè, facciamo ricerca di trappole per sicurezza. Non ci sono. Nuovo turno. Sembra meglio essere sicuri di questo trappolo. 6, 1, 2, 3, 4. Ovviamente un altro muro. 5. Okay, e 6. Il barbaro qui e il nano fanno grandi falcate. Tanto trappole non ce ne sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A grandi falcate e gli farei fare una ricerca di porte segrete. Non ci sono porte segrete. Ok, vado a dire l'elfa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si avvicina al nano. Gli protegge le spalle. Infine, tira il mago. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E lo lasciamo lì a proteggere le spalle, soprattutto a non andare avanti. E dunque la ricerca di trappole qui l'ho fatta, così facciamo una ricerca di porte segrete. Qui sono porte segrete. Allora, l'avevo fatta qui. No, qui non l'ho ancora fatto, in effetti. Non ci sono porte segrete. Attenzione, non ci sono porte segrete. Allora, qui è inutile che ci vado. Giusto? Scusate. Ah, mi sa come ho toccato il nano. Devo aver spostato la telecamera. Ok, come va? Sì, me ne ero accorto, scusate, ora va meglio il tabellone. Allora, in basso io vedo che ci vado, che non c'è nulla, porte segrete non ce ne sono, e allora ritorno in alto. C'ho ancora due di movimento. Tocca Zargon.
Mi conoscevo questo. Devo ritornare lì. Magari esco qui. Tocca al barbaro. 5, 1, 2, 3, 4. Però prima di andare io faccio cerca di trappole così. Per... Tanto lì l'ho già fatta. Nano, mamma che schifo. 1, 2, 3. Un muro, non me lo sarei mai aspettato, un muro. Messo giusto? Sì, quindi sì. E tre. Ricerca di trappole. Niente trappole. Anche già lira, 7, 5, 6, 7. Ho l'impressione che questi siano tipo dei vicoli ciechi. Ah sì, giustamente, perché là c'è il muro, quindi... No, scusate, ah no, il muro no, non è qua, è molto più sotto, qui è. E qui è. Ok, scusate. Ok, Jadira, vi farei fare una ricerca di porte segrete. Tocca al mago, prima di muoversi fa una ricerca di porte segrete. Wizard, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora può avanzare perché tanto c'è nessuno. Ah, me l'ho dimenticato di spostare il barbaro. Ora lo aggiorniamo. Vediamo se abbiamo aggiornato tutti sulla mappa. Benissimo. Tutti sulla mappa sono stati aggiornati. Pronti. Tutto in zona. Allora. Barbaro 12, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Questo sì che ha grandi falcate, un bel movimento. No, no, momenti di andare sopra la trappola. Cannavo 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Speriamo che non faccia spawnare dei mostri che magari non può attaccare. E l'ennesimo muro, signore e signori. 7, 8. Ok. Ah, e che gli facciamo fare? Allora, cerca di trappole. Non ci sono trappole. Qua già mira l'elfa, che schifo, 1, 2, 3, 4, si avvicinano solamente. Porte segrete e trappole abbiamo già cercate, quindi è inutile. Va in mano. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Perfetto. Ah no, scusate, è 8. E qui c'è il tavolo che occupa 6 caselle. In legno massello occupa tanto. Vai Zargon, che non fa nulla ovviamente. Sto messo lì, però in realtà stava qui. Allora, vediamo il barbaro di 4. 1, 2, 3, 4. E qui l'avevo fatta la ricerca del tesoro. Sì. Sì, l'avevo fatta ed era uscita 50 monete d'oro, mentre lì era vuoto lo scrigno. Ok. Questo sta, no, sì, questo sta qui. Tocca al nano. 10. E... No, però prima di muovere il nano fa una ricerca di porte segrete. Di nuovo non ci sono porte segrete, allora niente, devo tornare indietro. Lì è chiuso, lì è chiuso, quindi praticamente questa è l'unica uscita. Va bene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Proprio un labirinto sto quadro questa volta. La prima volta che mi capitano tutte queste zone morte. Vale il fa 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ok, vai, andiamo. Addirittura 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mettiamo qua. Vicino alla porta, ma non troppo, comunque. A distanza. Sargon. Sargon's turn. Hero's turn. Di nuovo. Vai, bando. 4, 1, 2, 3, 4. Vabbè, meglio così, così diamo tempo al party di riunirsi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E magari il prossimo turno faccio un movimento, movimenti extra. Se faccio movimenti diretti, tanto non ci sono mostri qui. Ho già controllato le trappole, non c'è nulla. Quindi, quindi ok, sposto direttamente facendo passare i turni, tanto qui a Hero questo c'è il passaggio il passare del tempo. Quindi questi li mettiamo direttamente qua, controllando che chiaramente non ci siano trappole lì. Se ci sono trappole lì, scattano e se le prendono. Ok, va anche il ma, va anche l'elfa, così evitiamo di perdere tempo con dei lanci. Ciao David, benvenuto, benvenuto. Vettura, beh, è iniziata da un po', però finora diciamo di combattimenti non tanti, soprattutto nelle stanze, e poi parecchio un labirinto da esplorare con tante zone morte. Quindi, diciamo, per ora è stata così un'avventura. Ok, quindi facciamo passare, salviamo pure per until we meet again. Non stare sicuri. E gli eroi sono pronti a tornare qua nel dungeon. Benissimo. Vai il barbaro. Quindi questa ovviamente è l'unica porta al momento che dà degli sbocchi, perché tutti gli altri corridoi sono chiusi e non ci sono porte segrete. 5, 1. Oh, ecco un bel comitato di benvenuto. Abbiamo un orco qui, proprio davanti all'uscio, che non vedeva l'ora di vederci. Un altro orco qua e due piccoli goblin. Perfetto. Ok, il barbaro ha il bonus contro gli orchi, quindi tira 4 dadi. 2 successi, orco difende con 2. Non ce la fa. Peccato, aveva fatto dadi bianchi, ma ha sbagliato colore. E l'orco se ne va al creatore. Ok, l'hanno finito il movimento, perché aveva fatto uno di movimento, quindi finisce. Tocca però al nano e il barbaro, sì, tocca al nano. 5, 5, 1, 2, chi riesce ad andare? 3, 4, 5, riesce ad andare pure contro l'orco. No, vabbè, facciamoci il goblin, dai. Andiamocene qua sopra. Anzi no, andiamocene qua. Altri muri, 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 muri. Questo è il dungeon dei muri. Uno qua e uno qua. Ok, spappoliamo il goblin con la scena battaglia. New lands, 3 successi. Goblin se ne va al creatore. E tocca all'elfa. Si va a fare il goblin in alto. 1, 2, 3, 4, 5. E anche nel fa view lens con la scena battaglia,
e con 3 successi anche questo goblin se ne va a creatura. Resta soltanto quell'orco. Devo però stare attenta. Bisogna stare attenti a Jadira che ha soltanto 3 punti corpo. Quindi magari una guarigione. Forse una guarigione sarebbe l'ideale. Ma magari sì, dai, col mago facciamo così: col mago lancio l'incantesimo di guarigione. Allora entriamo. 3. 1, 2 e 3. E il mago lancia un incantesimo di guarigione su Jadira, che sarebbe era? Acqua guaritrice, eccola qua. Acqua guaritrice, effetto speciale, sonoro, tatam. Acqua guaritrice su Jadira, che recupera 3 punti vita e va, arriva a 6. Ok. Quindi sta più al sicuro. Tocca a Zargon, vediamo cosa fa l'orco, che andrà ad attaccare il nano, sicuro. Un solo misero successo, ma il nano difende con 5. Paratissimo. Okay, ora proviamo a spappolarlo. Il barbaro si muove semplicemente di 2. Addirittura qua 3 muri, quindi qui ci dovrà essere per forza una porta segreta, perché se no non si spiega. 4 dadi contro l'orco, 2 successi, vediamo se l'orco para. L'orco non para. E lo mandiamo al creatore. Ah, una porta segreta di pietra appare all'improvviso. Addirittura ha appena ammazzato l'orco, è comparsa una porta segreta. Proprio dove sta l'elfa. Così. Cinque goblin. Questo dungeon è pieno di goblin e orchi. Orchi e goblin. I goblin, devo dire, non rappresentano una grossa minaccia. Ok, tocca Jadira, che facciamo? Vorrei evitare però di beccarmi tipo 8-4 attacchi da quei goblin. Forse è meglio farli entrare, così poi li lavoriamo un po' in gruppo. Okay, sì, dai, meglio farli entrare. Facciamo così, Jadira la spostiamo qua. L'unica cosa, potrebbe attaccarmi il mago, però vabbè, comunque ha soltanto 2 tiri d'attacco, dai. Almeno li facciamo entrare. Cioè, li facciamo uscire, volevo dire. Quindi questo attacca il barbaro, il barbaro difende con 6, però ha fatto 2 successi. Parato, bravo barbaro. Questa va sopra e attacca l'elfa. L'elfa difende con 5, senza che difende, che ha mancato. Questo entra e attaccherà. Chi attacca il mago? L'elfa. Qua è un 50 e 50. Due successi sull'elfa, meno male. Parato, bravo elfa. E gli altri restano lì perché hanno la strada chiusa. Ok. Beh, almeno ora posso un po' gestire la situazione con attacchi multipli. Iniziamo. Quindi il barbaro attacca col goblin.
attacco con 3 dadi, però. Un solo successo. Non mi difende con 1. Meno male, morto. Se lo parava era il colmo. Ok. E poi abbiamo il nano che lo facciamo entrare di prepotenza. 2, 3, mettiamo qua in mezzo e gli farei attaccare meglio che attacca questo, così lo toglie da di vicino il mago, che quello è pericoloso, è pericoloso, Due successi. Mago deve stare libero e al sicuro. Ora Jadira ce l'ha addosso. Un solo successo. Ah, l'ha parato. Maledetto Goblin. E il mago, niente. Il mago, chiunque poteva attaccare a diagonale. Il mago ce l'aveva quel bastone, no, l'aveva perso quello. Peccato. Peccato, non ce l'ha più il bastone d'attacco in diagonale. Beh, lanciare incantesimi contro Steblatte non mi sembra il caso, quindi il mago, niente, resta lì. Turno di Zargon. Allora, il comune di sopra attacca il nano, si difende con 5. Parato, parato. Altro attacco. Di nuovo col a segno e non l'ha parato manco uno il nano. E il nano va a 3 punti vita. Allora, anche lui sa, ci vuole qua il cantissimo di guarigione. Ok. Aia, ora c'ho il nano là che fa da tappo. Non posso sfruttare il barbaro. E vabbè, allora facciamo così, quindi tocca al nano, nano attacca, gli facciamo attaccare lui, anzi no, no, gli facciamo attaccare lui, quello sopra, mamma che schifo, 4 scudi, e il nano se ne va però, si sposta, 6. Dunque lo metto qua, lo metto, mettiamolo qua, così al massimo si becca un attacco. Jadira, la facciamo attaccare, un solo successo, Gommi prova a parare, questa volta non ce la fa. Ok, a questo punto il mago, visto che sta lì, tanto che ci si trova, lancia l'incantesimo. Ah no, il mago ce l'ha fatto l'incantesimo di cura, giusto? È Jadira che non l'ha fatto. Allora nulla. The goblin has died. Tocca a Zargon. Zargon's turn. Lui entra, attacca il nano. Il suo successo. Parato. E questo attacca qua, ovviamente. Parato, parato. Questi goblin stanno avendo un po' di filo da torcere. Allora, questa volta il barbaro è pronto, può attaccare. Ma è pronto per modo di dire, fallisce miseramente. E lo mando giù, poi magari farà una ricerca di porte segrete. O magari sarà qui una porta segreta, chi lo sa. Beh sì, sempre meglio farlo dopo. Allora, tocca al nano. Il nano attacca. 2 successi. Ok, quindi il goblin muore. E tocca a Jadira. Jadira attacca. 2 successi e il goblin muore. Ok, abbiamo pulito la stanza. Il corridoio. Un'altra porta segreta. Oh, attenzione. Ok, quindi non c'era bisogno di andare giù.
un'altra porta seduta, vediamo se trovo il segnalino, questa sta qua, ma questa l'avevo messa male, scusate, questa sta così, e questa sta colà. Un tavolo di tortura, speriamo di non finirci sopra. Allora, noi abbiamo ammazzato il muro in compagno. Lui goblin con un pesciotto. Ok. The goblin has been defeated. Benissimo. Tocca al barbaro. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Benissimo. Giusto, giusto, giusto. Sperando ovviamente che non ci siano trappole in mezzo. Perfetto. Il barbaro attacca con 3 dadi, un successo, e gli facciamo attaccare, ma è uguale questo, dai. Ok, morto. Ora vediamo se il nano riesce a raggiungere lì il campo di battaglia, anche se comunque gli dovrei fare una cura. Ok, intanto facciamo il movimento. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mettiamo qua questa, diciamo, oddio, semi protetto. Se poi però il goblin muore, quello attacca. Beh, dai, è impossibile che muore il nano, su. Allora, attacca con 4, quindi 4 successi, era meglio se attacca il pescione, attaccato, lui è morto, e ora tocca a Jadira, vediamo se riesce a raggiungere il nano, dovrebbe farcela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, non ce la fa, ce la fa. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 e niente, si ferma qua. Ferma sull'uscio e no, la linea di vista è bloccata, quindi non ce la fa, lanciare l'incantesimo. Oddio, speriamo che non sarebbe il nano. C'è qualche pozione di cura? Ah, c'è una pozione risanante. C'è una pozione risanante, però dai, sarebbe il colmo. Cioè, non pensare che quello fa 3 successi e io 3 fallimenti, dai. Tocca al mago, ah, c'è ancora il mago. Il mago potrebbe però lanciare l'incantesimo, vediamo. 5, no, non conosce la fa. 1, 2, 3, 4 e 5. È impensabile che muoia il nano, cioè quello dovrebbe ora attaccarmi il nano invece del barbaro, fare 3 successi e io ho tutti i fallimenti. Dai, è impossibile. Vediamo chi attacca. Il suo successo sul barbaro, quindi è andata benissimo. Il barbaro difende con 6 e ha fatto una parata. Ok, a suo turno lo curo in mano. Allora, il barbaro attacca con 3 dadi il pescione. 3 successi, bravo barbaro. Il pescione difende con 3 dadi però, non c'è 2 punti corpo. Tutto sbagliato e schiatta. Bravo barbaro. Immagino ora uscirà un'altra porta segreta. Qui si va di porte segrete in porte segrete. Oh, un altro scrigno, e questa volta non potrà essere vuoto. Sarebbe un'ingiustizia. Non riusciamo a cacciare. Senza spaccare. È tremendo, eh. Ah, io non la so che l'ho inventato.
e una libreria anche, che di solito sono più semplici da tirare fuori. Ok. Esposta al centro della stanza vi è la statua di pietra di un gargoyle. Questa non può essere una cosa da sottovalutare. Statua di un gargoyle. Usate la miniatura del gargoyle per rappresentare la statua di pietra sul tabellone. Aiaiaiai, il gargoyle. Sicuramente questo si anima. Sta qua, speriamo che per ora stia buono. Ok. Quindi ha mosso semplicemente il barbaro, cioè ha attaccato semplicemente il barbaro, che ora lo farei muovere senza entrare. 1, 2, 3, rimane sull'uscio. Ok, perfetto. Allora, lo tocca al nano, si muove di 2. E facciamo una ricerca. Di trappole, porte segrete, tesoro no, eviterei, perché non voglio prendermi un attacco così subito. Facciamo porte segrete, anche se non dubito che ci sia qualcosa. Jadira si muove 1, 2, 3, e questa volta lei usa il suo incantesimo di cura con il nano. Vediamo il mesimo di cura dov'è. Eccolo qua, cura del corpo. Ciao Vincenzo, benvenuto maestro. Grande, in tempo per una cura del corpo. Cura del corpo, 4 punti, e il nano lo rimandiamo a 7, quindi torna bello forte, sano, in vigore, che stava con il piede nella fossa. Resta solo il mago, che si avvicina qua. Ok. Quindi il gruppo è pronto. Ora immagino come entro nella stanza, anzi, prima salviamo, va. Che sempre. Ok. Ora immagino come entro col barbaro, quello si dovrebbe animare, perché sennò che sta a fargli quella statua. 7. Siamo 1. Non è successo ancora nulla. Forse vediamo. Allora, continuiamo. Ci muoviamo un altro. A questo punto farei prima di tutto una ricerca di trappole. Il barbaro sta qui. Eccola qua, una bella trappola. Ah, c'è una trappola sullo scrigno. La mettiamo qua, così si vede meglio. Ce lo ricordiamo. C'è una trappola sullo scrigno. E quindi ci vuole qui il nano. E chi tocca adesso? Proprio al nano. 1, 2. E il nano gli facciamo fare, no, però avviciniamo anche un po', al nano gli facciamo fare una, giusto, per disarmare la trappola devo avvicinarmi allo scrigno, speriamo che non si attiva quello. Ok, azione, ok, così disarma. Lanciamo il dado. Teschio. Trappola disarmata. Yeah. Bravo nano. E ora con l'elfa immagino potrò fare una ricerca del tesoro in pace e tranquillità. 1, 2, 3, 4, 5. E facciamo ricerca del tesoro. 200 monete d'oro. 200 monete d'oro. Non male, 200 monete d'oro. Quindi già dire l'elfo al momento si intasca 200 monete d'oro.
Quindi è andato molto meglio questo scrigno rispetto all'altro, che era un vuoto, un nulla di fatto. Ok, tocca al mago e facciamolo solo entrare. 1, 2, 3. Mago entra e si sta là sull'uscio, buono buono. Magari facciamo una ricerca di porte segrete, che non abbiamo fatto. Wizard Non ci sono porte segrete. searches for secret doors. No Tu non secret gli doors zargon. found. Ok. Sargon's turn. Hero's turn. Ma, cosa? Dunque, quello non si attiva, ho fatto la ricerca del tesoro, ricerca di trappole, ricerca di porte segrete. E ora? Cosa faccio? Questa non è interagibile. Aspetta, meno che forse perché non ci sto vicino. Proviamo ad andarci sopra. No, non succede niente. Azioni. Cerca il tesoro, cerca trappola, cerca porte segrete. E sopra ho cercato la porta segreta. Dunque, questo è l'unico passaggio, perché il resto non c'erano altri passaggi. Qui avevo cercato per tutte le porte segrete. Mi aiuto, questo che cos'è? Ah, ok, niente. Ah, vediamo che dice Tread qua. carefully, my Grande friend, as cancello. you search for the wooden exit door that leads to safety. Il nostro primo compito è trovare la porta d'uscita di legno che conduce ai saloni dei guerrieri. È la porta d'uscita di legno che conduce ai saloni dei guerrieri. Lì è chiuso, 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 quindi non sono mai potuto passare. Non capisco, poi come mai non si attiva questo gargoyle qua? Cosa possiamo fare? Vogliamo cercare altro tesoro, altro il tesoro? Prima cerca il tesoro. Carta tesoro. Searches the area for treasure. Draw a treasure card. Ovviamente se Draw a l'avete treasure giocato a from sta your character missione, sheet. magari un piccolo spoiler me lo potete dare, visto che al momento sembra mi sto bloccando. Vediamo cosa esce il tesoro. Un infuso eroico. Ah, quello che fa fare i due attacchi invece di uno. Molto molto buono. Poi credo pure al barbaro. Che tra l'altro nell'ultima missione è stato proprio determinante, ne aveva usati due. Infuso eroico. Ottimo. Questo ok. E vabbè, il momento l'ha fatto. Il gatto. Ho chiuso la porta, sì. Metti a dormire. Non capisco. O forse quel gargoyle si sarebbe attivato se si fosse attivata la trappola. Però ora non so cosa devo fare, dove devo andare. Vediamo magari se c'è un suggerimento. Tread carefully, my friends, Suggerimenti as you search dell'impresa. for the wooden exit door that leads to safety. Trovate la porta di uscita del legno. Ricordate di cercare le porte segrete. L'ho fatto fino a me, le porte segrete. Per accedere alla stanza centrale della mappa serve una porta Tread segreta. carefully, my Ok, beh, c'è friends, almeno as questo you un search for the wooden suggerimento. exit door that leads to Però non safety. capisco, se l'avevo fatto sempre. Qui l'ho fatto, qui l'ho fatto. Qui l'avevo, mi sembrava fatto. Vabbè. Andiamo col nano. Due. Andiamo con l'elfa. Mamma mia, no, ecco non ha girato. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E rifacciamo. No, qui l'avevo fatto, vabbè, rifacciamo la ricerca di porte segrete. Searches for secret doors. Mago No 6. secret doors found.
Forse qui non l'ho fatta la ricerca di porte segrete, è possibile? Vediamo. Azioni, porta segreta. No. Searches for secret doors. Però forse qui, potrebbe essere qui o qui. Vediamo. Ah, scusate, tu non disarmo, ma tanto c'è nessuno. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vediamo dove sta questa benedetta porta segreta. Ricominciamo qua. Azioni, cerca porta segreta. Molte volte non cerca porta segreta, ma non cerca fino a mo'. No. 5, 6, 7, 8, 9. Ma prima, magari prima di muovermi, faccio fare un anno con cerca di porte segrete. Searches for secret doors. No secret doors found. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Allora, dove sarà questa porta segreta? Dove sarà? Trovate una porta segreta, Alessa. Dove cavolo l'ha trovata? Ah, qua stava. Ah, scusate, questo sta qua. Sta qua, eccola qua. Eccola qua. Meno male. Ah sì, giustamente, perché io facendo la ricerca qui non vedo. Ah, perché avevo messo il muro qua. Mi sembrava, giustamente, io faccio la ricerca qua, la vedo ovunque, invece era qui. E qui la vedevo solo in una determinata linea di vista, a meno che io non fosse entrato lì. Ecco perché mi ha ingannato. Ecco perché mi ha ingannato. Ok, bene. Meno male che c'erano pure tutti là. Luxury, benvenuto, benvenuto. Qui siamo, credo, verso non manchi molto. Dovrebbe essere verso il finale. Io ho appena trovato una porta segreta nella stanza centrale. 9, 9, il mago lo facciamo avvicinare. 1, 2, 3, 4, 5. Senza però rimane fermo là. Ok, tocca a Zarco. Tanto messo in cenero, perfetto. Prima fare così là. Prima di farli entrare, li faccio riunire 1, 2, 3, 4, 5. Vabbè, lo mettiamo là, ma non li facciamo arcare la porta segreta, no? Il nano, 1, 2, 3, 4, 5. Il mago sta bene là e lei fa l'acqua. Perfetto. Oh, il party è pronto. Questo dovrebbe essere, immagino, no, Dio, non è detto che sia la stanza finale, in effetti, perché ci sono ancora queste qui. Però queste erano chiuse lì. Vediamo un po'. Barbaro apre la porta segreta. Allora, un bel caminetto. Ci sta sempre bene. Ah, ecco, vedete, già c'è una porta, quindi magari non è la stanza finale. Però immagino sia importante. 3 orchi, 4 goblin e un abominio. Dai, tutti questi mostri saranno a protezione di qualcosa? Penso che siano lì solo per proteggere il caminetto. Ok, e 4 copie. Sì, esatto, sì, perché sì, ho letto da tutte le parti che Frozen è tostissimo. Pure tu, se non ricordo male, tu sei, eri morto nelle prime missioni. Quindi sì, ho visto l'ordine cronologico lì delle espansioni Hasbro, che
ho visto sul gruppo lì, sul gruppo Facebook, mi pare, di HeroQuest. Penso ho ritenuto meglio partire da questa, che era la prima in ordine cronologico di quelle che ho, anche se magari avrei preferito fare Frozen Horror, visto che è uscito da poco in italiano, però non era il caso di fare delle missioni impossibili, comunque, cioè devono essere giocabili, se no, diciamo, togli il divertimento, penso sia a me che a voi. Qua e qua. Ok, qua bisogna stare attenti a come entriamo, perché chiaramente non vorrei prendere schiaffi da tutte le parti. Va bene, però un po' bisogna entrare, perché no, ce l'ho, dai, mettiamo, ok, il barbaro qua. Comunque il barbaro è quello che tira 6 dadi, ha 8 punti, quindi è protetto. Il barbaro va qua e inizia a cercare di fare un po' di piazza pulita. Un goblin, attacca un 3, 2 successi, e poi ammazziamo questo qua, dai, ammazziamo questo. Ok, uno è morto. Meno è fatto. Poi tocca, qua c'è un po' di spazio, se no non riesco più a lanciare i dadi. Ok, questo mettiamo qua. Tocca al nano. Allora, il nano prima si deve muovere. 5. 1, 2, 3, diciamo così. E attacca il goblin, 3 successi, il goblin è morto. The goblin has died. Tocca all'elfa, 4, 1, 2, 3, l'elfa non ce la fa ad attaccare. Amen. 4. E il mago lo lascia sull'uscio. 1, 2, 3. Protetta, mago protetto sull'uscio. Ok, formazione a uovo. Qui ci saranno due artefatti fondamentali. Come dicevo prima, senza quelli Frozen non è tosto, ma è impossibile. Buona a sapersi. Sì, non è il caso. Però cavolo, ero tentatissimo nel fare Frozen, soprattutto poi quando vedi il materiale, pure figli troppo figo, i dadi spettacolari, poi c'è il mostro, quello grosso. Però diciamo la saggezza ha preso il sopravvento. Comunque cerchiamo di completare questa vivi, che non è così scontato. Ho finito, tocca a Zargo, ora mi farà un cuzziglione di attacchi. Questo va qua e attacca il barbaro, meno male. Prende un 6, uno l'ha parato e uno era all'attacco, meno male. 2 successi, sempre sul barbaro. Mi ha parato solo uno questa volta. E il barbaro però stava ancora al massimo, quindi ora va a 7. Per ora non c'è problema. Vediamo cosa fanno gli altri. Arriva il pescione in persona per attaccare il nano. Però non è un solo successo. Mamma mia che schifo il nano. È riuscito a fallire tutto e il nano arriva a 6. Ho finito gli incantesimi di cura, però c'ho ancora varie pozioni. Quest'orco si sposta qua e attacca, immagino, il barbaro.
Quindi i mostri presa attaccano sempre più forte. E il barbaro si difende, un successo, uno scudo. Qua si avvicinano, ma non sono un problema. Peccato che il mago non c'ha qualche incantesimo che attacca ad aria, cioè che attacca tutti tipo quelli nella stanza, tutti. C'è un incantesimo del caos, del terrore. C'è sta stabilità. Però mi sa, qualcosa ora lo dovrà lanciare. Però gli devo dare la linea di vista. Al momento la situazione è alquanto. Anzi, scusate, facciamo così. Salvo un attimo. Until we meet again. Take care, my friends. Farewell. Scusate, faccio pure una foto, visto che questa situazione è alquanto. Non dico comica, però. È alquanto incasinata. Ok, basta un momento social. Qui avremo Hero Quest. Riprendiamo. Allora, inizia il barbaro. Gli farei attaccare l'orco, visto che il barbaro comunque con l'orco tira 4 dadi, che c'è il bonus. 2 successi. L'orco prova a parare, ma non ce la fa. Bravo barbaro. Oh, il nano si ritrova sia un pescione, potrebbe attaccare il pescione o un goblin. Se attacca il goblin poi entra questo, poi questo comunque entrerebbe in un'altra maniera. Beh, proviamo ad attaccare il pescione. Anzi no, provo ad attaccare magari il goblin, così poi mi sposto e il mago attacca il pescione. Attacchiamo il goblin. Ottimo, 2 successi, goblin morto sicuro. Così il nano si sposta in avanti e lascia la linea di vista al mago. Ora tocca a Jadira. Jadira la facciamo muovere di 2. E attacca questo goblin. 2 successi, brava Jadira. Quindi abbiamo rimosso finora, diciamo, la parte un po' più debole. E ora tocca al mago, e il mago si ritrova con l'abomine addosso, e potrebbe fare o un palla di fuoco, oppure tempesta, lo avvolge, forse è meglio tempesta, gli fa saltare il turno, così sicuramente non mi beccherò un attacco con quello. Tempesta, effetto speciale. Allora, lo devo lanciare anche da qui, però non c'è incantesimo d'aria, tempesta. Quindi il pescione, l'abominio salta il turno. Zargon, noi abbiamo finito, tocca a Zargon. Allora, 2 successi di quel. Non ho capito quale attaccato, mi sembra questo. Vediamo. Andiamo a difendere un 5. Mi ha parato solo 1. Ok. 5 punti vita. Sì, ora attacca questo. Un successo. Parato, meno male. Ok, lui ha saltato il turno. Però ora la situazione è un po' più tranquilla. Allora, iniziamo. Il barbaro va qui e attacca. Attacca l'orco.
con 4 dadi, se c'è il bonus della lama degli orchi, 2 successi, l'orco prova a parare, ma non ce la fa. Ora c'è il nano. Il nano attacca l'orco. 4 dadi. 3 successi, quindi lo uccide di colpo. Bravo nano. Lo mettiamo poi a posto. E resta solo il pescione, magari il nano per sicurezza, allora sì, lo mettiamo. Eh sì, sì, magari se lo beccherà lui l'attacco, perché non posso far rischiare il mago. Cioè il mago lo potrei anche far uscire. No, facciamo muovere il nano. 1, 2 e 3. Ok. E perché tocca ancora Jadira. 8. Ma sì, tanto Jadira sta al massimo. Magari l'ammazza con un colpo. Tutto può essere. Pelle di pietra c'è ancora veramente la storia. L'ho usata all'inizio, come sempre, su un nano. È durata un paio di tiri di dadi. Poi, come al solito, è andata via. Però è andata via su un tiro tosto, perché erano tipo tre teschi erano usciti all'attacco, quindi ho fatto due dadi di difesa e Pelle di pietra se n'è andata alla cieca. Pelle di pietra, se non ricordo male, ha funzionato solo nella 14ª missione. Solo nella 14ª missione. Il resto, altro che pietra, pietra fragile. Non so se voi siete più fortunati con sta pelle di pietra. Non so, magari sono io che non l'ho avuto bene, cioè tutta sta scarogna. Ok, proviamo con, quindi Jadira è andata qua alle spalle. 2 successi, ci vorrebbe un po' di fortuna per ammazzare il pescione, che c'ha 2 punti corpo e tira 3 dadi di difesa. Ah, peccato, uno se ne è beccato, il punto corpo se ne è beccato, però non è morto. A sto punto col mago potrei fare, non uso palla di fuoco, che l'incantesimo più forte, però magari siamo fiammatira, quello che tira un dado, se fa 5-6 si salva, fiammatira sul pescione. C'è incantesimo di fuoco, fiammatira. Vediamo che succede. Ah, 5 ha fatto. Maledetto, si è salvato. E vabbè, Jadira si beccherà l'attacco. Amen. Due successi, si è incazzato il pescione. Jadira si difende. Mamma che schifo, 3 scudi neri. Jadira. Però stava al massimo, ok, nessun problema. Ah sì, perché giustamente si era curata con l'incantesimo, quindi ora va a 4. Va bene, stavolta non lo fa secco. Allora, tocca al barbaro. 1, 2, 3. Anche se il barbaro tirerà soltanto 3 dadi in questa occasione, quindi non so fino a che punto sarà utile. Un successo. Il pescione prova a difendersi. Ah, bravo barbaro, ammazzato, perché un punto corpo già l'aveva subito. Bravo barbaro. E ora col nano a questo punto si potrebbe fare una bella ricerca tipo del tesoro o di trappole. C'ho prima ricerca di trappole, va. Niente trappole. E con l'elfa facciamo una ricerca del tesoro. Niente, carta tesoro.
treasure on your character sheet. Un po' cresce. Prova un po' il naso. Abbiamo pescato di bello. Un trabocchetto. Dai. Vabbè. Comunque, meglio del mostro errante ci è. Cascate in una buca profonda perdendo un punto corpo. Il vostro turno termina qui e ok. Il turno successivo potete venire fuori e ricominciare a giocare. Mettete questa parte in tutto il mazzo. Ah. Quindi un punto corpo, Giadira però va a 3. Devo stare attento. Scusate. Ok, vediamo se magari è il caso di passarsi qualche pozione, perché dunque Ruttindaro c'ha la pozione risanante. Ah, c'è Ragnar il Barbaro che c'ha due pozioni risananti. Allora magari facciamo così: una pozione risanante del Barbaro la passiamo a Giadira, che potrebbe averne bisogno. Risanante. Visto che lei è quella un po' più ferita. Uguale, e un goblin mi attacca un successo, basta 5 più, nessuno scudo bianco. Quello burro è sempre, guarda, allucinante, cioè per i peli di pietra, mi sa che, qui mettiamo un po' il tabellone, se è storto, peli di pietra è un incantesimo maledetto. Deve essere un incantesimo del terrore travestito da incantesimo buono. Cioè lui in realtà è Zarmon che lo lancia. Sì, lì per lì sembra fortissimo. Cavolo, dato di esempio pure succedono queste situazioni assurde. Ok, allora già di lì, ma niente, facciamo semplicemente avvicinare il mago. 2, 3, 4. Qua, ok. Anzi no, tiro qua. E tocca a Zarco. Io credo che siamo vicino alla fine, perché dunque abbiamo fatto ricerca di porte segrete. No, anche perché c'è una porta, però sempre è meglio farla, magari lo facciamo fare a qualcuno. Barbaro fa un bel 10, 1, 2, 3. Due muri. Questo è il dungeon con più muri in assoluto, penso. Ho messo muri a tutte le parti. Stanno a finire i muri. Ok, il barbaro continua il movimento, poi magari farà una bella... qualcuno farà una cerca di porte segrete per stare sicuri. Mettiamo la porta aperta. Scusate. 4. 5, 6. Ai, è caduto nella fossa. Vabbè, immaginavo. Capita. E il barbaro, qui si perde il primo punto vita, potrebbe essere. No, aveva già perso un... quindi va a 6. E però perde il turno. Okay. Tocca al nano. E magari Giadira farà una ricerca di porte segrete, visto che sta lontano. Tocca al nano che fa 4, 1, 2, 3 e a sto punto io farei una ricerca di trappole. Quindi sono trappole. Sono già uscito il gioco di Oberkast. Perfetto, quindi tocca a Giadira che fa subito una ricerca di porte segrete. Non ci sono porte segrete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Saltiamo la fossa, cioè saltiamo la fossa, evitiamo la fossa, ci passo di lato, se no bisogna fare la prova. 11. Ok. Tocca a Kira, che la mettiamo qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A proteggere il mantello dell'elfa. No, che è successo? No, mi è passato sopra la trappola. Aziona. Cos'è quello? No, facciamo.
scusate, qui. Ecco. Non volevo passare sopra la trappola. Benissimo, quindi il mago ha fatto, tocca a Zargo. My goal is to destroy you, heroes. Heroes turn. Abbiamo. Until we meet again. Take care, my friends. Ah. Farewell. Ci siamo quasi. Quanto siamo? Già 1 ora e 40 di live. Beh sì, anche perché ci è voluta la fase iniziale, quindi ho inizio per spiegare Rocca di Kellar. Tra l'altro l'app su iPad crashava, quindi ho dovuto pure ora utilizzare questa su Android, meno male che funziona. Questa missione dovrebbe essere tutto sommato semplice. Beh, finora sì, i combattimenti diciamo non sono stati proibitivi. Magari erano un sacco di mostri, è vero, però comunque erano sempre tanti goblin, che sono i più deboli, e orchi. Massimo l'abominio. Però l'unica cosa è un sacco lunga, un sacco vasta, perché cioè, sono quasi a scoprire tutta la mappa, quindi c'era un sacco di zone morte. Per questo ci è voluto un po' di tempo. Allora, Barbara. 9. 1, 2, 3, 4, 5. Vediamo cosa esce di bello dalla linea di vista. Oh, uno dei nuovi pezzi. Abbiamo trovato anche la porta, attenzione. Qua mi continuo a mettere delle porte particolari, però cioè delle porte azzurre, ma io le porte non ne ho azzurre. Qua c'è una marrone e una grigia. Ho capito perché mette queste porte azzurre. E poi c'è il pezzo, uno dei pezzi nuovi, che dunque, poi ce ne sono diversi. Vediamo quante caselle deve coprire. 1, 2, 3, 4, 5 caselle. Oh, mi piace che vengano usati i pezzi nuovi. Dovrebbe essere così. Che cos'è questo? Prendete forse un ponte? Un ponte, un cunicolo, che cosa? 9. Avanziamo un altro po'. 9. E magari facciamo una ricerca di trappole. Non ci sono trappole. Chissà che cos'è ora questo ballatoio. Sono molto curioso. 7. Nano stava un po' dietro. Barbara mi ha messo qui. Scusate, è caduto. Vediamo, si vede sulla fotocamera, sì, sulla videocamera, perfetto. Allora, Barbara sta qui, il nano sta lì. E il nano mi faccio fare una ricerca di porte segrete. Non ci sono porte segrete, quindi dovrò passare per forza sopra quella cosa che per ora non si sa cosa sia. Ci siamo? Beh sì, sarà quella la porta, a meno che non sia qualche altro trucco, sporco trucco di Zargo. Però speriamo che sta passerella sia una cosa tranquilla, che non ci schiatto sopra, tocca all'elfo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, io mi fermo là, ci mandiamo il barbaro. Ci mandiamo il barbaro in esplorazione. E il mago, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il mago si mette là. Ah no, scusate, avevo mosso del far posto del mago. Perfetto, turno di Zargon. E ora vediamo che cos'è questa bella passerella. Il barbaro con molto timore, 5, oddio, spero che non sia qualcosa legato che se ci rimani sopra succede qualcosa di brutto, perché in effetti ci rimane sopra. Arriva giusto qua. Non è successo nulla. Che cavolo è questo? Ok, ora è tranquillo. Poi l'anno è rimasto dietro, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non ce la fa superare.
non succede nulla, ok. Elfa 4, anche l'elfa 1, 2, 3, 4, elfa. Qui restano, vanno tutti sopra la sua passerella, non è che crolla, non è che... E il mago, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vabbè, il mago allora gli aveva una scoperta. Il mago zompa la fila direttamente. Ah, qui c'è ancora della visuale, sperando che non compaiano mostri. Comunque. Il mago... Comunque gli facciamo fare una cerca di porte... No, di trappole. Tocca a Zargon. Barbaro 4. 1, 2, 3, 4. Arriva sull'uscio della porta il barbaro. Ah, un ultimo pescione. Ci mancava un altro mostriciattolo. Dacci... Allora, Barbara, hai raggiunto la porta di uscita di Lenin. Vuoi uscire da questa missione? Beh, sì. Beh, sì, anche se quello è un mostro. Anche perché tesori. Male che poi ammazzo con gli altri. Usciamo, usciamo. Barbara è uscita dall'impresa. Ok, quindi Barbara è uscita. Tocca al nano. Due fa il nano. Incredibile, resta qua sulla passerella. Passerella, ponte, quello che è. Dato se n'è andato, vabbè, lo tirerò due volte questo qua. 3, 9, già di là fa 9. 1, 2, 3. 4. Aspettate, però Jadira quanti punti ferita? Vorrei rischiare che mi schiatta. Jadira ha 3 punti ferita. No, no, Jadira esce. Jadira esce. Sarebbe il colmo se la schiattassi sul finale. Elfo ha scelto di uscire dall'impresa. Tanto questo è un mostro normale. Sì, non è che c'ha delle statistiche. Ok, perfetto, un mostro normale. Ma è fatta, ormai è fatta. Sto nano che è impaurito, è impaurito dal ponte il nano. E il mago esce, vabbè, il mago, ok, uscito. Ok, quindi è rimasto il nano solo come un cane che però ora... Qui si attiva l'assistente vocale che non ci frega niente. Ok, vediamo cosa fa Zargon. E vabbè. Due successi, nano di turno 5. Parato, parato, ok. Beh, sarebbe il colmo, se ora morisse il nano sarebbe il colmo. Comunque il nano attacca con 4. Due successi, vediamo, potrebbe morire in un colpo solo. Uno l'ha parato. Ok, quindi c'è ancora un punto corto. E mi dai, mi si attiva sta cosa dell'assistente vocale. Tocca a Zargon. Il suo successo. Ok, ormai direi che è quasi fatto. Parato, 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 doppia parata. Il nano riattacca. Due successi. Vediamo se il pescione si salva. Morto. Ok. Oh, almeno anche la soddisfazione di non lasciare mostri vivi. All'interno del dungeon, che se no qua è un peccato che fa, lasciare i vostri vivi, cioè, dobbiamo fare piazza pulita, sarebbe il colmo che i suoi compagni, ma infatti, che è quello che è successo nella missione dove c'erano le porte di col teletrasporto, cioè erano andati tutti via, era rimasto soltanto il mago, c'era solo una stanza con i mostri, è andata a finire nella stanza con i mostri ed è morto. La scarogna. Ok, il nano si muove. 2 e 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Ce la fa. Io però ancora non ho capito che cos'è. Cioè, che cos'è questo? Perché mi ha fatto mettere questa cosa? Che cos'è? Perché me l'ha fatta mettere?
Cioè, ci sono delle regole particolari per questo, no? Tra l'altro non c'è nemmeno il libretto delle regole, c'è solo... Ma no, non riesco a capire. Azioni, non è che fa delle azioni particolari, vabbè. Voi sapete? Tu sai Luxury? Uscita di questa impresa, sì. Allora, avete superato il servitore di Zargo e la porta controllata dalla magia. Proseguite la vostra avventura, risolvete i guerrieri e sperate che la fortuna vi assista. Ce ne vuole Prepare for future quests, un po'. my Ok, friends. finita, finita. Quindi anche il nano è uscito. Il Deggio l'abbiamo ripulito. Qua il gargoglio non si è attivato. Immagino forse si attivava, si scattava la trappola. Quindi direi è andata bene. Quindi la prima. Si è spostata la cam. Questa è, si regge con, diciamo, uno sputo praticamente. Ok. Sposto questo, non si vede più niente. Ok, sì, faccio prima spostare il tavolo della cam, se no. Bene, bene. Quindi tutto è bene quel che finisce bene, soldi guadagnati, non molti, però qualcosa c'è. Ah no, non molti, sì, c'è 200 monete d'oro dallo scrigno e 50 monete d'oro da una ricerca del tesoro. Totale 250 monete d'oro che sommate... Ah, magari puoi togliermi una curiosità, Luxury, tu magari potresti saperlo. Quindi l'equipaggiamento... Ci sono quattro pozioni in equipaggiamento nuovo della Rocca e in nessuna delle quattro è indicato che le pozioni si scartano una volta usate. Invece nell'equipaggiamento base c'è scritto che si scartano una volta usate. Cioè, quindi sai se queste pozioni sono tipo l'antidoto del veleno, la pozione di destrezza, che sembra forte e costa anche poco, 100 monete. Cioè, sai se sono permanenti? Oppure se si scartano. Perché non c'è scritto che si scartano, mentre in base c'è scritto. Perché se non si scartano, cavolo. Cioè sono forti. Si scartano? Ah, ok. Peccato. Peccato. Tipo pure questa, la pozione di ristorazione. Costa 500 monete d'oro, cavolo, quindi a scartarla. E allora non conviene tanto comprarla. Peccato che non l'hanno scritto. Facciamo un po' di confusione, facciamo. Grazie per la spiegazione. Quindi 250 monete d'oro, ce ne andiamo. 479 erano quelle rimaste, più 250. Ce ne andiamo a 679, 829. 829, quindi magari c'è un altro paio di bracciali della difesa che ti dà 550 monete d'oro, che sono ottimi. No, infatti, cavolo, 500 monete d'oro la scarti. Cioè, dai. Cioè, 550 euro ci porta il braccio della difesa. Non lo so perché costano troppo queste pozioni. Costano troppo. Non lo so perché costano troppo. Ma pure quelle del base, 400 monete d'oro, quella pozione che ammazza un solo non morto. Va bene. Quindi nuovo questa cam. Ok, benissimo. Allora, grazie mille a tutti quelli che hanno seguito, grazie a te che hai seguito finora. Ci vediamo giovedì prossimo con la missione numero 2, che sarà le sale dei guerrieri, sempre a Rocca di Kella. Ciao a tutti e buonanotte.